Salve a tutti, illustri rappresentanti del popolo YouTube. Qui è S che vi parla. Questo video, il primo della rubrica dedicata interamente alle opere di Freud, deve essere obbligatoriamente dedicato alla sua biografia. Sigmund Freud nacque nel 1856 a Freiberg, l'odierna Pribor, in Moravia, che faceva parte all'epoca dell'impero asburgico. Il piccolo Sigmund nacque con l'amento, una parte della placenta ancora attaccata alla testa. A quel tempo veniva considerato un buon segno di futura felicità e fama per il bambino appena nato. La sua famiglia, di origine ebrea, poteva permettersi una sola stanza in affitto, in quanto il padre, Jacob, faceva il commerciante di lana e la vita non doveva essere delle migliori. Freud, infatti, era figlio della terza moglie di Jacob, Amalia Nathanson, di 20 anni di meno rispetto al padre, e aveva due fratellastri nati dai precedenti matrimoni, molto più grandi, uno addirittura era più vecchio della madre di Sigmund. A causa di queste differenze d'età, suo nipote fu anche suo amico d'infanzia, amicizia che però durò poco. Quando Sigmund aveva 3 anni, la piccola impresa tessile del padre fallì, obbligando la famiglia a cercare lavoro. Così si trasferirono a Vienna, capitale dell'allora impero asburgico, che all'epoca era in fermento a causa dell'imminente rivoluzione industriale che contraddistinse proprio i seguenti anni al 1860. Più precisamente, si trasferirono nel distretto ebraico della città, quartiere molto povero, ma che al tempo stesso offriva molte possibilità lavorative e di riscatto sociale. In questa casa al piccolo Freud fu assegnata la sua prima cameretta personale malgrado avesse 6 fratelli e ricevette molte attenzioni dai genitori. Fu il primo della classe per 7 anni consecutivi. Un aneddoto racconta che i suoi genitori levarono il pianoforte alla sorella che lo studiava nella stanza accanto, poiché poteva essere disturbato durante i suoi studi. Insomma, il piccolo Freud era il cocco di mamma e papà, ma non potevano certo immaginare che il loro figlio avesse da poco superato la fase edipica, fase in cui si desidera la morte del padre per poter possedere la propria madre. Mettendo da parte le battute squallide, nel 1873, a 17 anni, Freud cominciò a studiare scienze naturali. Con questi suoi studi entrò infatti in contatto con le teorie di Darwin. Durante il corso di laurea provò una crescente avversione per gli insegnanti, che non considerava all'altezza, in quanto passò ore e ore a sezionare pesci. Freud stesso disse che i suoi studi di anatomia, chimica, botanica e zoologia lo resero un medico ateo e un empirico. Ritardò l'ottenimento della sua laurea in medicina e chirurgia di un anno a causa delle discriminazioni subite in quanto ebreo, ma che conseguì nel marzo del 1881. In seguito lavorò nel laboratorio di zoologia diretto da Ernest Wilhelm von Bruch e iniziò la sua amicizia con Josef Breuer. Durante questo periodo, a 25 anni, si innamorò follemente di una ragazza, Martha Bernays, con cui intrattenne un intenso rapporto epistolare, circa 1600 lettere nel complesso. Fu la sua prima e unica storia d'amore. L'aspirazione all'indipendenza economica per poter sposare Martha lo spinse a dedicarsi alla pratica clinica. Risale a questo periodo di lavoro all'ospedale generale di Vienna, al 1884 circa, una lettera da parte di Freud scritta a Martha, in cui le scrive di una droga magica poco conosciuta al tempo, la cocaina. In un primo periodo Freud negò che la cocaina potesse essere dannosa, ne faceva addirittura uso personale, ma a causa di ciò la sua reputazione cominciò a calare, fino a quando non se ne dovette ricredere egli stesso. Infatti somministrò la cocaina ad un suo amico e paziente che soffriva di dipendenza da morfina, ma questo intervento ovviamente fu disastroso, in quanto il suo paziente diventò dipendente dalla cocaina. Rinunciò quindi definitivamente alla cocaina e si dedicò alla neurologia, scienza che all'epoca era in piena fase di sviluppo. A Parigi, nel 1885, precisamente alla Salpêtrière, Charcot si occupava dell'isteria, all'epoca una misteriosa malattia che si pensava potesse colpire solo le donne, da qui il nome, che in realtà si rivelò poi essere una diagnosi omnicomprensiva di tutte le nevrosi, e quindi rivelarsi essere anche maschile, proprio con gli studi di Charcot, che utilizzava l'ipnosi per diagnosticare l'isteria, in quanto riteneva che se un uomo o una donna fossero stati suscettibili a questa pratica, allora questa suscettibilità doveva essere segno di questa patologia. Charcot utilizzava l'ipnosi anche nelle sue lezioni pubbliche, che proprio in questo periodo furono seguite anche da Freud ed ebbero un impatto enorme su tutto il suo lavoro futuro. A 29 anni Freud tornò a Vienna, dove sposò con fatica Martha e aprì il suo studio medico nel 1886. E le cose non gli andavano particolarmente bene, alcune volte non poteva nemmeno permettersi un taxi per visitare i suoi pazienti.
Nel frattempo, il suo vecchio amico Breuer, che si interessava anche egli di isteria, aveva tra le sue pazienti Bertha Pappenheim, a cui era stato assegnato lo pseudonimo di Anna O. Questo caso affascinò molto Freud, in quanto, durante le sedute di ipnosi, Bertha, alias Anna, raccontava di problemi personali passati e dimenticati. Utilizzò quindi il metodo catartico di Breuer sui suoi pazienti, sviluppando così il suo personale metodo di terapia del discorso. A causa o della limitatezza del suo studio che non gli permetteva di ipnotizzare i pazienti, o a causa di un particolare sogno che fece in quel periodo. Nasce la psicanalisi. Nel 1895 Breuer e Freud pubblicano gli studi sull'isteria. A cavallo tra il 1890 e il 1900 pubblica l'interpretazione dei sogni e nel 1909, dopo aver pubblicato l'articolo La morale sessuale e le malattie nervose moderne, venne invitato negli Stati Uniti insieme a Carl Gustav Jung e a Sandor Ferenczi, dove vennero poi raggiunti anche da Ernest Jones dall'Inghilterra. A questo periodo risalgono le 5 conferenze sulla psicanalisi. Jung era diventato, in un certo senso, l'erede del movimento psicanalitico nato qualche anno prima nel 1902 e che in Europa non riscontrò particolarmente successo per molto tempo. Il sodalizio tra i due grandi psicologi era però destinato a durare poco. Nel 1912 Jung pubblicò Trasformazioni e simboli della libido, dove vi erano i primi disaccordi teorici. Jung si dimetterà dall'Associazione Psicanalitica Internazionale nel 1914 e Freud nello stesso anno, sentendo l'esigenza di ricostruire i capisaldi irrinunciabili dell'ortodossia psicoanalitica, pubblica Per la storia del movimento psicanalitico e Introduzione al narcisismo. La Prima Guerra Mondiale fece sorgere nuovi problemi per i medici. I reduci infatti soffrivano di misteriosi esaurimenti nervosi e venivano diagnosticati come danni fisici cerebrali, detti shock da granata. Ma questi problemi venivano riscontrati anche in soldati che non erano in prima linea e che quindi non erano mai venuti in contatto con una granata. E in genere questi soldati venivano riportati dopo poco tempo sul fronte e tacciati di codardia. Freud, accorgendosi dell'evidenza psicologica del problema, anticipò quello che poi fu chiamato più tardi disturbo post-traumatico da stress. Malgrado la Prima Guerra Mondiale rappresentò un momento di svolta per il movimento psicanalitico, per Freud non deve essere stato un periodo molto piacevole. Due dei suoi figli, infatti, erano partiti per il fronte e sua figlia Sophie morì di febbre spagnola. E anche se tutti i suoi figli tornarono dal fronte, ne rimasero fortemente influenzati. La guerra, foriera di morte e distruzione, portò Freud a rivedere la pulsione sessuale come unica motrice dell'inconscio e nel 1920 pubblica Al di là del principio del piacere, in cui affianca alla pulsione sessuale e di vita Eros la pulsione di morte. Nello stesso periodo elaborò la seconda topica Esse, io e superio. L'Europa del dopoguerra accolse abbastanza bene le teorie freudiane. Il direttore cinematografico della Metro-Goldwyn-Mayer offrì addirittura a Freud la bellezza di $100.000 per fare da consulente nel film Antonio e Cleopatra. Freud rifiutò stizzito, d'altronde chiunque avrebbe rifiutato, credo. Eppure, mentre la psicanalisi stava finalmente prendendo piede, la pulsione di morte dell'animo umano stava nuovamente per prendere il sopravvento. In Germania Hitler infatti salì al potere. Gli ebrei furono subito bersaglio dei nazisti, i libri di Freud furono bruciati e la psicanalisi fu bandita in quanto considerata scienza ebrea. Nel 1938 le truppe tedesche giunsero a Vienna, la Gestapo andò addirittura a bussargli sotto casa. Freud capì che doveva fuggire, ma grazie alla sua fama ricevette offerte di fuga dal presidente americano e addirittura da un burocrate nazista, rimasto folgorato dalle sue teorie. Così, per la seconda volta nella sua vita, si trasferì. Impacchettò tutti i suoi beni ed emigrò a Londra. Aveva 82 anni. L'anno successivo, nella sua casa di Londra, stremato da un cancro che si portava da più di 15 anni, causato dal suo vizio del fumo che lo aveva portato all'asportazione della mascella, Freud chiese al suo medico e a sua figlia Anna di alzare l'ultima dose di morfina e, due giorni dopo, morì senza alcuna sofferenza nel settembre del 1939, lasciando incompiuta la sua ultima opera, Compendio di Psicanalisi. Con questa biografia, come ho detto all'inizio del video, si apre la rubrica di Psicanalisi e Psicologia Dinamica. A breve tratterò i primi scritti freudiani che ho scelto per immergerci nelle sue teorie in video che cercherò, spero, di pubblicare almeno una volta al mese, in base alla mia perseveranza nelle letture e riletture delle sue opere.
Grazie per l'ascolto.